Buongiorno ragazzi, allora non trovo più il filtro della videocamera. Sarà. Spero che sia nello zaino della palestra, non lo trovo più, è la seconda volta che lo perdo e voi sapete quanto costano queste cose, quanto è il fastidio a non averle più. La miseriaccia. Comunque ragazzi, buongiorno, una nuova giornata. Oggi come al solito andiamo al lavoro. Sono un pochino in ritardo rispetto al solito, sono 10 minuti, sono rimasto a casa 10 minuti in più per prepararmi, insomma, denti, baffi e quant'altro, barbetta. Come al solito devo editare tutti i video e come vi dicevo ho ricominciato a caricare i video alle 11 rispetto che alle 18. L'esperimento è andato, è finito, ora torno alla situazione precedente. E niente ragazzi, ora come al solito un po' di musica, chilling e ci sentiamo dopo. Ah, ieri palestra, fantastico, cioè ne avevo proprio bisogno. Finito di lavorare, stiamo tornando a casa. Tra l'altro sono un sacco di anni che non vado al mare, no? E quindi in pausa pranzo sono riuscito a comprarmi dei biglietti Verona-Olbia per andare a trovare il mio amico sardo qualche giorno, i primi di agosto. Qui mi farò qualche giorno in Sardegna e poi qualche giorno a Napoli, cioè back to back. E perché torno l'8 agosto dalla Sardegna, l'8 notte, tipo a luna di notte, e il 10, quindi cioè il giorno dopo, riparto per Napoli. Quindi top ragazzi, almeno mi faccio anche un pochino di vacanze. Ora ci sono come sempre 37 gradi, ma percepiti molti di più in macchina perché stanno tutto il giorno al sole, si muore. Fortunatamente a pranzo sono stato lungimirante, mi sono mangiato delle cosine molto fresh. Di primo dell'ottima pasta fredda con pomodorini, mozzarella, tonno, prosciutto e basilico. Cioè ragazzi, una bomba. Poi oltre a quello ho deciso di mangiarmi anche il secondo, polpo, totano e pomodori, e quindi pranzetto leggero. Poi tra l'altro oggi in ufficio era anche l'ultimo giorno di una nostra collega che va in pensione e quindi ha portato i paninetti con la bondola, cioè la mortadella con il prosciutto, e quindi pure lì io che ovviamente ne approfitto della situazione, mi faccio la merendina abbondante. Quindi oggi ragazzi non ho particolarmente fame. Stasera penso che andrò a letto abbastanza presto, che devo recuperare un bel po' di giorni di soprusi dove vado a letto alle 2 di notte e mi sveglio alle 7:20, quindi no buono ragazzi, che poi vabbè riesco comunque a essere concentrato al lavoro perché oramai sono abituato. Però ogni tanto, sai, mi piacerebbe dire mi faccio quelle 8 ore, così il corpo arriva bello riposato. Avete presente quella sensazione? Ecco, io no. Ah, in tutto questo, oggi era anche il compleanno, anzi ieri, di un nostro collega che ha portato delle pastine al lavoro. Quindi, tra una roba e l'altra, si continua a mangiare, ci ingozziamo. Pian piano nell'abitacolo si sta abbassando temperatura con questo condizionatore, ma è sparato a 1000. Ma difficult. Tra l'altro oggi mi sa, appunto parlando di momenti di pausa, oggi devo mettermi a editare tutti i video dei giorni precedenti, quindi un'oretta mi dedicherà. Ah, devo fare la spesa, zitti, è un sacco che non faccio la spesa. E niente ragazzi, noi adesso come al solito un po' di musichetta, devo fare un paio di chiamate, noi ci sentiamo dopo. Ah, venerdì vado a vedere una casa, quindi super exciting come periodo. Ciao! Ok ragazzi, è tantino che non mi faccio una spesetta e quindi ora siamo qua. Il pasta non ha mai guastato nessuno. Dai, un po' di lemon, qualche birretta, ovviamente anche un po' di formaggio, perché sennò facciamo niente. Niente, questo è l'unico deodorante che ho trovato, speriamo vada bene. Ce l'abbiamo fatta, spesa fatta, e adesso torniamo a casa, mettiamo subito le cose in frigo perché sennò qua mi scioppa tutto col caldo che c'è, non c'è condizionatore che tenga, soprattutto anche perché l'ho appena acceso. Ah, che bello che si stava proprio bene al supermercato, caldino, zero problemi.
Oh, ragazzi, la cena di stasera sarà una cosa molto semplice, un paio di cotolette, quella per, mi pare sia tipo delle patate fritte, qualcosa, non so, vabbè, ora scaldo ancora un pochettino. E, ma come è messo qua? Non si sì, dai, lasciamo ancora un pochino che lo vogliamo caldino. E basta, magari potete tirarmi fuori anche dei pomodori, così un po' di verduretta, a parte che appunto li ho già mangiati anche a pranzo. E insomma, adesso, visto che volevo stare un pochino tranquillo, mi mangio sta cenetta, la più totale tranquillità di questo mondo. Dopo avrei voglia di un gelatino e vediamo se riusciamo a ingozzarci. Ragazzi, questa qua è veramente la svolta, questo ventilatorino piccoletto che posso regolare. È veramente la svolta. Tipo la sera non riesco a dormire senza. Assolutamente no, ma chi me lo fa fare? Ok, la cena è pronta, adesso prendo magari il limone, delle salsine e ci siamo. Che tristezza, non c'è niente, vabbè. Non so da quanto tempo è che non mi mettevo nel divano. Stasera è la prima sera dopo non so quanto tempo dove proprio sono disteso qua, non faccio niente, mi rilasso i muscoli. Ah, signore, cosa dite? Mi rilasso i muscoli, tranquillo e basta. Ragazzi, sono proprio stanco. Devo recuperare un sacco di sonno arretrato. Infatti, mi sa che cioè, quasi, sono quasi le 11. Però mi sa che tra poco vado a letto perché devo recuperare. Deve essere carico per domani, che sicuramente domani è venerdì, quindi non dormirò niente. E di conseguenza, insomma, si deve un po' sanare la situazione così. E che ci vuoi fare? Che ci vuoi fare? Stasera relax nel divano, ci si guarda qualche video. Ho il ventilatorino lì sparato che era scarico, quindi ho dovuto attaccare la presa lì e tra un po' mi sa che è anche carico, posso avvicinarmelo però. L'ho messo alla massima potenza, così c'è la rietta che arriva fin qua e si sta bene, ragazzi. A volte c'è proprio bisogno di quelle giornate dove dici no, non faccio niente, ho solo bisogno di riposare un pochino i muscoli e stare da solo con me stesso, niente aperitivi, niente amici, niente amiche, basta, basta. Tranquilli. Stasera è quella serata lì. Domani è venerdì, fine settimana, poi c'è il weekend, devo andare ad Affi a lavorare a una festa sabato, a fare dei video per Corrado DJ, che è un DJ che seguo da anni. Pensate che una volta ve l'avevo raccontato, forse mi sa che ve l'avevo raccontato, che sono andato fino in Germania, ad Augsburg, con lui, eravamo su un GLE 350. E un Mercedes molto grosso sull'Autobahn, quindi sparati 200 all'ora, che poi quella macchina lì è una barca, cioè echeggiava tutto, non dava un'idea di stabilità. E vabbè, sì, era stabile, ma insomma non come una berlina che quando vai veloce sei basso. E che succede? Facciamo 6 ore di macchina per salire, 2 ore di riprese di video, che tra parentesi quel video è su YouTube. Anzi, ora lo cerco anche. Ragazzi, guardate qua. 41.000 views. Era poco prima del Covid. Era poco prima del Covid e siamo andati su in questa. Eccomi qua che mi si vede. E siamo andati su in questa discoteca in Germania. Eccomi qua, eccomi qua. Qua. Zack. In questa discoteca in Germania, e praticamente che succede? C'erano questi ragazzi, ve li farò vedere nel vlog anche questo sabato perché sicuramente li ricapiteranno. Ma le feste di sto ragazzo qua che suona è musica afro, e quindi c'è sempre gente con i bonghi, c'è sempre gente con i tamburi. Ma in discoteca, cioè, ma chi è che li ha fatti entrare? Cioè, nessun controllo. Perfetto, perfetto. E niente ragazzi, che divertente, quindi sabato vado a fare questo e in giornata non lo so cosa devo fare della verità.
Vabbè, comunque io adesso mi ero dimenticato che avevo lasciato il tè in freezer, quindi ho tirato fuori, è un tocco di ghiaccio, sto aspettando che si sciolga un pochino da berlo, è proprio ghiacciato. Noi ragazzi ci vediamo domani, mi raccomando mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così mi rendete felice e non mi fate sentire solo, dai.